siamo sempre qui in diretta dalla Cavallerizza Irreale, questa è Radio Clava, sono le 12:47 minuti, troverete sempre dell'ottima musica, non c'è pubblicità e potete anche ascoltare e trovare contenuti, possiamo dirlo, alternativi rispetto a quelli che sono i palinsesti tradizionali. Ascoltate cose che non trovate dalle altre parti. Lasciamo spazio alla musica, a presto, grazie, ciao. Cavallerizza è creatività ed è questa cosa meravigliosa di avere tanti artisti, di avere persone che hanno scoperto di essere artisti qui, e quindi è un servizio, è un garantire dal nulla che era, oggi è una cittadella delle arti ed è forse il posto più vivo della città. Questo luogo, Cavallerizza, che viene edificato intorno alla metà del 1700, fa parte del sistema reale di comando che partiva da Palazzo Reale accanto al Duomo e si sviluppava lungo tutte le strutture, diciamo, dell'attuale prefettura, il Teatro Regio, e la Cavallerizza era tutto collegato, per cui il re poteva a piedi venire camminando per i corridoi fino al palco del maneggio e vedere i cavalli più belli in evoluzioni e in presentazioni di speciali attività. Con le dismissioni reali, questa era tutta l'area dove vivevano i dipendenti che si occupavano del palazzo. Finché il comune anni fa ha deciso di sgombrare perché era troppo deregolamentata la situazione, e quindi dopo parecchi avvisi a un certo punto sono stati mandati via tutti. Cavallerizza è un posto occupato, però non è un posto occupato come gli altri. Si è passato da un'occupazione più politica, che era la prima occupazione dal 2014 fino al 2015 circa, e poi si è andato pian piano verso una transazione, che è un'occupazione per il bene all'interno della rete dei beni comuni, e quindi si è cercato anche un dialogo con le istituzioni. Cioè, la missione è tenere anche l'immobile e le mura. Poi, di seconda battuta, si è formata una comunità di creativi o di gente che attraversa i luoghi, che adesso va molto di moda il termine cittadinanza attiva, per cui le persone che attraversano il luogo pian piano hanno iniziato a prendersene cura e a trasformare questo luogo, che era un luogo abbandonato, in diverse attività. Io non capisco tanto il significato di occupazione conservativa. Certamente l'uso è conservativo, nel senso si usa uno spazio con attenzione, quindi per esempio non è permesso scrivere sui muri, e quando succede viene subito tolta la scritta, perché se dall'inizio noi avessimo lasciato scrivere sarebbe diventato un disastro, perché tutte le superfici sarebbero coperte di graffiti, di writings che non hanno niente a che vedere con questo spazio aulico, storico. Io ho sempre parlato di un cantiere in progress, cioè mai accantierare uno spazio unico, ma fare qualcosa poco per volta dove c'è bisogno e incominciare anche con l'arte a sistemare le cose. Perché arrivando l'arte, in qualche modo il degrado diminuisce, anzi sparisce. Era un luogo
nel quale risiedevano i militari, quindi comunque serviva anche per proteggere i reali, infatti si chiamava Cavallerizza Reale. Circa 3 anni fa qualcuno ha avuto la geniale idea di modificarne il nome in Cavallerizza Irreale. La produzione artistica deriva spesso e volentieri dal caos, cioè dall'impossibilità di controllare il flusso dell'arte. Nel momento in cui tu pretendi di controllarlo, lo rendi sterile. Quindi diciamo che è molto bella questa immagine della cavallerizza irreale, perché da una parte appunto non ci sono capi, non ci sono padroni, c'è un'assemblea e si decide tutti insieme. E poi il reale rimanda anche proprio all'immaginario. Intanto è un luogo dove avvengono cose che da altre parti non potrebbero avvenire. Se tu vai nel giardino e vedi quella struttura che è stata realizzata, quella cupola di bambù da un artista, uno scultore che risiede qua, beh, lui non avrebbe potuto realizzare una cosa del genere da nessun'altra parte, non gliel'avrebbero permesso. Qui si può fare. Il progetto può diventare reale o irreale a seconda delle persone che poi lo portano avanti. E quando tu arrivi qui e hai un'idea vaga di quello che vorresti fare, magari poi hai la grossa fortuna di incontrare qualcuno che invece ha delle idee più chiare di te su alcuni aspetti di quella cosa che tu vorresti creare e che rende realizzabile la tua opera. Da solo non saresti mai stato in grado di realizzarla. Ci sono tantissimi artisti che frequentano questi spazi e che stanno, diciamo, producono arte, producono contenuti artistici. Oltre che magari c'è chi dà da mangiare ai gatti, che arriva e partecipa solo nutrendo i gatti di Cavallerizza, o la signora che porta a spasso il cane e però raccoglie tutte le cacche che trova e quindi si trova anche allo stesso tempo partecipe della cura del luogo. La cosa che diciamo sempre di Cavallerizza è che è la funzione sociale di colmare dei vuoti, che siano dei vuoti relazionali o dei vuoti di spazi. E scherzando di volte dico che è come un po' Alice del Paese delle Meraviglie, perché sembrano tutti matti, perché tutti lavorano, puliscono, sgrattano, creano, fanno, e però non si capisce perché lo stanno facendo, perché nessuno poi li paga. La creazione artistica collettiva permette questo, cioè permette di raggiungere dei livelli più alti, perché tu da solo non arrivi al livello al quale puoi arrivare collaborando con altre persone. Questo secondo me è un po' il senso, per me almeno, di questo luogo di Cavallerizza. Quello che mi spaventa un sacco è che i cavallerizzi, le persone che stanno dentro Cavallerizza, credono che sia per sempre. Io so che è un tempo molto breve, perché so che è un tempo di libertà, che è un tempo che da altre parti non si può avere una cosa così. Perché anche se Cavallerizza ha una relazione positiva, se fosse uno status di Facebook potrebbe essere una relazione complicata con le istituzioni, perché gli assessori vengono in assemblea e raccontano le cose. Però non è detto che dopo 4-5 anni di esperimento sociale di questa società in cattività, perché questa è come se fosse una società in vitro in cui si agita e non sai cosa poi ne esce, no? Non sai poi quale cosa può uscire, se è un mostro, se è una persona a due teste, insomma stiamo ancora agitando qualcosa. Forse è proprio la comunicazione la cosa che manca di più, nel senso che quando si parla dei luoghi dell'arte a Torino, normalmente si parla di ogni piccola galleria, ogni piccolo spazio espositivo, e questo invece non viene mai neanche nominato, perché appunto essendo off non ha, diciamo, il crisma della accettazione, diciamo,
pubblica, mentre invece qui è tutto arte a tutti gli effetti, cioè molti artisti da qui espongono anche nelle gallerie, quindi varrebbe più la pena che la città si rendesse conto di più di avere un polmone artistico qua dentro. Qui siamo appesi a un filo perché qua ci sono degli interessi economici molto, molto, molto grandi su questo luogo. È un luogo che, se venisse acquisito da determinate fondazioni bancarie o comunque da coloro che sono gli unici che ancora hanno i soldi da investire e ristrutturato, potrebbero pagarlo 1000 euro a metro quadro e rivenderlo a 5000 e fare una speculazione edilizia strepitosa. Quando questo luogo è stato occupato proprio per impedire che avvenisse questo. E sono 5 anni ormai, e in 5 anni ha fatto un percorso incredibile. Indiscutibilmente questo è un luogo magico, siamo nel centro della città, e ci sono tutta una serie di caratteristiche strutturali che fanno sì che sia possibile realizzare quelle produzioni artistiche, però poi sono le persone che le realizzano e la comunità che c'è all'interno di questo luogo, il vero valore di questo luogo.